Sì, da un punto di vista mi hanno accontentato perché è chiaro che hanno fatto una prestazione estremamente positiva, ma dall'altra mi hanno fatto ancora più arrabbiare perché è chiaro che la prestazione di domenica è figlia della nostra mancanza di atteggiamento, nostra mancanza di concentrazione. E oggi è stata la dimostrazione, come già c'erano state in tante altre partite precedenti, che quando riusciamo a giocare di squadra possiamo essere fastidiosi contro chiunque, anche con squadre come il Pescara attrezzate per i campionati di vertice. E oggi è la testimonianza che anche la carta d'identità conta poco, perché in campo eravamo una squadra estremamente giovane, ma allo stesso tempo siamo stati anche estremamente solidi. Quindi è tutto figlio del nostro atteggiamento, dal fatto di saper soffrire tutti insieme, aiutarsi l'uno con l'altro. È chiaro che più riusciamo ad essere collaborativi e quanto è più facile poi anche dimostrare solidità e vincere anche i duelli. Oggi la squadra è da applaudire per come ha giocato con personalità, con coraggio, davanti anche a dei calciatori che hanno calcato anche campionati importanti come la Serie A. Quindi oggi è chiaro che gli devo fare complimenti, ma dall'altra parte dentro mi fa star male perché abbiamo buttato via una partita di campionato. No, sinceramente non ho temuto. Temevo più che altro per quanto la squadra stava spendendo, perché stavo monitorando costantemente Azio Osmanovic, perché avevamo perso David per un'intrataccia, e quindi mi auguravo che non succedesse niente, perché era chiaro che il dispendio energetico era molto elevato. Però la squadra sul campo c'era, era chiaro che l'atteggiamento di sofferenza era d'insieme e non una alla volta, e questo mi ha anche spinto a mettere dentro un ragazzo che sta crescendo molto bene, come Furlan, che è un 2003, era il suo esordio, però anche davanti a una squadra molto importante e negli ultimi minuti, negli ultimi 20 minuti aveva in campo giocatori come Ferrari, come De Marchi. Quindi giocatori estremamente pericolosi, però mi fidavo ciecamente di quello che stavo vedendo, perché se giochiamo d'insieme poi è chiaro che grossi pensieri non me li danno, a me i pensieri e i problemi me li hanno fatti vedere quando li guardavo domenica a Pontedera. Qua ha subito un'intrataccia, e ha preso nel colpo, gli si è girata un po' la caviglia, quindi andrà monitorato quotidianamente, non sembra niente di grave. Però è chiaro che la caviglia si è girata, quindi ora deve fare tutte le terapie del caso e cerchiamo di averlo con noi a disposizione per la partita contro la Fermana. Penso proprio di sì, cioè Arrigoni sicuramente rientrerà a disposizione con il gruppo. Poi dobbiamo monitorare Soprano fino costantemente, quotidianamente, e poi il resto no, perché Trascianic e Matenga hanno bisogno di molto, ancora molto tempo, Cucurullo no, e dobbiamo valutare Fiorani, mi auguro di avere a disposizione anche Fiorani, però è chiaro che queste sono valutazioni che ancora è mercoledì e dobbiamo valutarli quotidianamente, ogni giorno che passa, con i miglioramenti che avranno e soprattutto quanto riusciranno ad allenarsi insieme ai compagni. E oggi noi dobbiamo continuare a giocare così. Poi se facciamo questi tipi di prestazioni, troviamo davanti a noi avversari che al 90esimo ci saranno stati superiori, gli batteremo le mani, ma sicuramente non avremmo rimpianti sulla prestazione che abbiamo messo in campo.